Le femmine che ci stavano è come gli anni 60, che per fartele vedere, per farcela vedere, ci voleva la mano di Cristo. Ma caro mio, già, mo scopano, fanno paura, ne freghi niente, sanno pure che cos'è l'orgasmo, sanno imparate tutto. A queste feste dove invece tu andavi, apparivi già... No, lasci perdere, erano feste, era una tragedia, amici. Tu ci ridi perché è una tragedia. Che noi già non vedevamo mai l'upele, eccetera, eccetera, sapendo che dovevamo andare a una festa privata e quindi stringere una ragazza fra le braccia, sentire il seme. Tu quando entrivi là, mi ricordo la mamma buonanima di Barattucci, una ragazza meravigliosa, entrava dentro la porta impiegata e mi faceva, ma Gianbra, ma è possibile che ogni volta che vi qua... Ti sempre pigliato, ma ti fa male la schiena? No, signore, guardate che difetti che c'è qua. Capito? Già gli vedi la capata, già gli vedi la capa, solo il pensiero. Ma che sei male? Solo il pensiero. Vabbè. Questa meravigliosa erano idea. I tempi degli anni 60, di queste feste, sapore di sale, queste cose. Di questi balli, così diciamo. Per l'amore di Dio. Della mattonella che però lasciavano intendere. Va bene. Lasciavano intendere, purtroppo sentivi, potevi abbracciare una donna, poi ai tempi nostri si faceva una frega di fracosce, si facevano altre cose, le fracosce, le botte che mi date in bacio agli alberi, alle mura, tu non ti dico, le calle, mica eravamo un pisello, noi eravamo un calle là, ma che ne sa, la gente, e ci ridono, ora ci ridono, e là ci c'è una piagna. Per non l'amico pensare, mio qua, poi... l'amico perché si distingue a dire la verità. Giacomino può confermare comunque, perché confermare, da un punto di vista, diciamo, se... Io prendevo una medicina, quello al contrario. Il bromuro. Prendeva via lo bromuro, come sotto le armi. Per non parlare poi di questi aneddoti di quando hai scambiato la gamba di una sedia. No, ma quello non è un aneddoto. Quella è la realtà. Quella è la realtà. Cioè, per dirti a che livello stavamo noi ragazzi di allora, che avevo 14 anni, lo zio va a fare la tombolata alla casa della gente, no? Quindi a casa di queste, ci invitavano, i familiari ci invitavano, poi si giocava a tombola. In un senso, capitato, sta tavolata, i ragazzi e i ragazzi, con una bella ragazza vicino, però niente di che, se non che mentre ti muovi che le cose, la cosa il ginocchio va a sbattere sul ginocchio suo, penso. E allora, capito, lo ginocchio premeva, lo ginocchio le premeva. Io premevo e quello non si spostava, e dice, ma stasera forse si acchiappa, si dimentica che cosa, una pomiciata, una cosa in altro. Mentre premevo, ma sono stato un'ora e mezza a premere un bacio sul ginocchio in bacio a lei, lei si alza e va al bagno. E teneva sempre un ginocchio premuto in bacio là. Sì, ma che cazzo è? Allora non è che sì, sono alzato lo mandile là e lo piede dello tavolo. Cioè, mi sono rapato un'ora e mezza con lo piede dello tavolo. E che cazzo di livello stava? Sono cose che succedono. A momento si alzava lo tavolino, l'ha capito? Eppure sembra che tu lo piede dello tavolo. Forza dell'immaginazione.